Intanto, prima di presentare Ornella, devo ringraziare i partecipanti perché veramente state partecipando e tenendo anche duro. Comunque, guarda, vi chiedo ancora un'attenzione perché c'è una nuova attività veramente particolare. Vai, Ornella! Ciao a tutti, sono Ornella Cappuccini e insegno tedesco nella scuola secondaria di primo grado a Rovereto, in provincia di Trento. E oggi vorrei presentarvi un tour virtuale per l'apprendimento del lessico e della fraseologia inerente al tema shopping. Il percorso è pensato per una classe seconda, media. E come avete potuto vedere nel breve tour che vi ho mostrato, è organizzato secondo una sequenza di numeri con varie attività, in quanto può essere svolto per la maggior parte in autonomia dall'allievo oppure in classe. Il viaggio, andiamo subito ad esplorarlo, inizia con un avatar. Quindi in questo video viene semplicemente presentato quello che devono fare i ragazzi, quindi cliccare sui singoli numeri per dove viene spiegata l'attività. Vi mostro la prima. Qui devono iniziare a studiare dei vocaboli e per questo ho inserito Quizlet come web app, dove possono imparare tramite flashcard i vari vocaboli, sentirne l'audio e poi girare e fare una serie di attività. Qui ci sono dei flashcard, ma possono anche fare una specie di gioco tipo un memory, oppure possono fare dei test di varie tipologie, tipo inserire la risposta, oppure scelta multipla, ovvero falso, oppure possono anche sentire il vocabolo e devono scriverlo. Dopo questa prima attività ne ho proposto un'altra per l'ampliamento del lessico, simile alla prima, con altri vocaboli. Poi si passa invece all'ascolto. Qui ho inserito un video didatticizzato preso da YouTube con Edpuzzle. Ve ne mostro un pezzettino. Quindi loro vedono il video e poi devono rispondere inserendo anche qui domande di vario tipo o domanda aperta o domanda a scelta multipla, ovvero falso, e possono anche essere valutati tramite un codice che viene, diciamo, distribuito dall'insegnante. In questa quarta attività invece vedono un video di Peppa Pig, che è molto semplice, possono fare un semplice ascolto. Invece in quest'altro vedono prima il video per intero in lingua straniera. E poi lo stesso video viene riproposto anche qui con un esercizio di ascolto e con autocorrezione. Anche qui ve ne mostro un breve pezzettino. Ecco, qui c'è la comprensione, il ragazzino inserisce la propria risposta di quello, diciamo, che ha sentito e può verificare subito se è giusto e poi continuare l'ascolto. Dopo questa attività, diciamo, di apprendimento, ho inserito invece come nuova attività, due giochini, uno entrambi con Learning Apps. In questo primo possono giocare, singolarmente o anche sfidarsi con i compagni. Hanno un tot di denaro da contare, hanno un minuto di tempo per contare il denaro a disposizione e vengono offerti, presentati una serie di oggetti che possono comprare con questo denaro virtualmente e poi vanno alla cassa a pagare. L'altro giochino invece non li apro perché tanto poi avrete modo di esplorarli voi quando andrete a vedervi tutto il percorso. Qui invece ci sono varie domande e in base alle risposte che vengono date si compone poi un puzzle, quindi sono dei giochini di aula con autocorrezione. A questo punto ho inserito tre test che ho realizzato con Quizzes, tre test diversi su quanto hanno appena appreso. Questi possono essere svolti sia in classe
oppure possono essere dati anche a casa come test. E anche in questo caso, condividendo un codice, è possibile ricevere una valutazione. Questo, qui ho presentato Quizzes come test, ma se ne possono inserire altri, tipo Quizalize, eccetera, una varie possibilità di scelta. E poi invece ho inserito un passaggio, diciamo, un po' più virtuale, che ora vi mostro. Qui entrano in quella che si chiama la nostra strada, e la percorrono e possono visitare vari ambienti. E qui ho scelto come ambiente appunto un negozio dove si possono fare acquisti. Quindi i ragazzi ascoltano, fanno i vari esercizi e terminata la comprensione possono fare ulteriori esercizi di approfondimento che consistono o in scelta da una tendina, oppure devono associare, quindi collegare, o l'ultimo consiste in un cruciverba da completare e sono tutti, come vedete sotto c'è Prüfen, quindi possono essere testati direttamente da chi li esegue. Bene, arrivati a questo punto entriamo un po' più dal vero, diciamo, nell'attività che deve svolgere l'allievo. Questa parte l'ho svolta in classe e in un primo momento ho chiesto ai ragazzi di raccogliere in una mappa che ho condiviso con loro con Kaggle il compito che era inserisci in questa mappa tutte le parole e espressioni che conosci o meglio che hai raccolto sul tema shopping in inglese, shopping in tedesco. E quindi loro qui completano la loro mappa. Poi si passa al vero compito di realtà, ovvero loro si immaginano di essere, questo l'ho fatto in classe, in aula di informatica, e ho detto loro immaginate di essere in gita tutti quanti a Berlino e di trovarvi all'Alexanderplatz, che è una delle piazze principali di Berlino, e di trovarvi di fronte al negozio H&M. E i vostri genitori vi hanno messo a disposizione 50 euro per spenderli in questo negozio. Allora, loro vanno le ragazze a questo link, i ragazzi a quest'altro, ve lo apro tanto per farvi vedere in cosa consiste. Praticamente arrivano sul sito di H&M e fanno degli acquisti virtuali. Ovviamente non è che possono spendere, loro semplicemente scelgono un capo, supponiamo che sia questo o questo. Il loro compito consiste nel compiare l'immagine e inserirla qui sotto dove c'è questa parte di attività concreta. E di associarvi alcune caratteristiche, quindi che tipo di abbigliamento hanno comprato, il colore, alcune caratteristiche, se gli piace, eccetera. Fatta questa parte, ovviamente hanno solo 50 euro da spendere, e devono rispondere a queste domande. E poi condividono queste domande con me tramite Drive, e in un momento successivo io le ricorreggo. A questo punto, e qui arriviamo all'ultima attività, loro devono realizzare un loro thin link tramite la sezione project che è prevista all'interno di Thin Link Premium. Io per fare in modo che loro utilizzassero delle immagini Creative Commons, le ho caricate io come immagini di sfondo e loro le hanno, diciamo, arricchite con i loro tag, dove hanno raccontato che cosa hanno comprato, che opinioni si sono fatti di H&M, eccetera. Ora ve ne mostro alcune. Questa ad esempio è la prima che è stata creata. Ecco qui ad esempio dice io ho 50 euro, poi alla fine non mi è rimasta più un euro, qui che cosa si sono comperati, eccetera. Questo è il primo, l'altro esempio è questo, vedete, quindi l'immagine di sfondo le ho messa a disposizione io, poi loro hanno scelto le altre. Qui anche un altro tipo di lavoro fatto, sempre da un altro ragazzo, o ragazza, ancora non ricordo. E questo, vedete, ognuno ha una propria interpretazione di quello che può fare. Sulla base dell'immagine è proprio bello vedere la diversa creatività e fantasia e anche il modo di disporre i tag dei ragazzi. Questa è una cosa che è sempre molto sorprendente e a me piace moltissimo perché anche ragazzini che magari spesso sono in difficoltà, in queste occasioni riescono a tirar fuori il meglio di sé e a far mostrare anche cose davvero inaspettate. Il mio tour si conclude qua e siccome abbiamo fatto un sacco di shopping, io qua mi permetto di farvi un piccolo regalino
che consiste in un thin link che ho creato io, dove ho raccolto tutta una serie di immagini, video e musiche e anche immagini a 360 gradi, dei siti, diciamo, dove si possono scaricare gratuitamente e quindi, diciamo, un repository molto utile, soprattutto per quando si lavora con ThinLink, e spero, insomma, che anche a voi possa essere utile. Qui sopra ho messo un tag precisando gli argomenti, i vari tag che ho trattato, e qui ho la fonte da cui ho tratto le immagini, tutte le altre sono Creative Commons, l'immagine, diciamo, a 360 gradi. E come ultimo qua una mia presentazione a 360 gradi che vi lascio esplorare poi con calma. Ebbene, il mio viaggio si conclude qua, vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie a tutti.